uomini e donne, Gemma Galgani ha detto basta, nessuno se lo sarebbe aspettato da lei, ma è davvero stanca. Uomini e donne è il programma sulle emozioni più amato di Canale 5. Grazie ai protagonisti del format i telespettatori trascorrono delle ore liete in loro compagnia, i cavalieri e le dame si mettono in gioco senza riserve alla ricerca dell'anima gemella. Una delle signore del parterre più chiacchierate e controverse è Gemma Galgani, siede tra le sfide del trono over ormai da 14 anni e, in questo lungo tempo ha conosciuto diversi cavalieri ma soltanto con due di essi ha vissuto delle storie d'amore travolgenti e passionali. Indimenticabile è stata infatti la relazione con Giorgio Manetti, si sono conosciuti grazie alla talk, si sono piaciuti e si sono lasciati trasportare dalle forti emozioni che hanno provato. Tutto è poi finito ma, il pubblico non ha dimenticato la loro relazione. La dama di Torino è stata molto criticata nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, taluni infatti l'accusano di approcciarsi alle emozioni con fare troppo fanciullesco, e di non usare la razionalità. Nel corso degli anni Gemma ha allontanato categoricamente queste accuse, ribadendo a gran voce di vivere l'amore e tutte le sue sfaccettature con pathos, perché sa bene che i sentimenti possono essere forieri di gioia e felicità ma anche di sofferenze. La dama è una persona coraggiosa e si è assunta il rischio di soffrire, cosa che l'ha resa una paladina dei sentimenti agli occhi dei fan. Gemma si è messa da parte, inaspettatamente è stata nominata la sua erede. Di recente Gemma è finita nel bel mezzo del clamore mediatico poiché ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo TV ed un passaggio della stessa non è passato in sordina. La dama rispetto alle passate stagioni del talk è meno presente al centro dello studio, i telespettatori si sono infatti immediatamente accorti che i cavalieri alla sua corte scarseggiano e dunque non è più l'assoluta protagonista come negli anni passati. Ha dunque svelato chi è la sua erede, si tratta della splendida Ida Platano. Le due donne sono legate da un sentimento amicale molto forte sbocciato proprio tra le file del parterre femminile. Si conoscono da anni, si comprendono e si supportano anche nei momenti più duri. Gemma è stata infatti al fianco di Ida quando ha sofferto molto per la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri ed in seguito per la rottura con Alessandro Vicinanza. Allo stesso modo la Platano ha dato molta forza alla Galgani quando si è ritrovata a fronteggiare la fine delle sue conoscenze. Insomma, sembra proprio che Gemma poco a poco stia lasciando spazio agli altri beniamini dello show, intanto attende con entusiasmo che possa arrivare un cavaliere che faccia proprio al caso suo, ma per il momento ha detto basta, resta comunque accesa in lei la speranza che possa conoscere l'uomo della sua vita.